Kamehame, ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Mont e finalmente ci siamo, possiamo provare con mano Evil Dead The Game, siamo al day one, tra l'altro da poco più di un'ora perché è l'una passata e quale orario migliore per giocare un gioco del genere? Ho fatto solo un breve tutorial giusto per darmi un'infarinata prima di buttarmi nel gioco vero e proprio e da quello che ho visto è prettamente online, ci sono anche delle missioni single player che magari analizziamo meglio nei prossimi giorni. Prima di iniziare ovviamente ragazzi vi invito a lasciare un like per supportare quella che sarà sicuramente una serie di contenuti. Se ancora non mi conosceste, arrivate fino alla fine del video e poi valutate di iscrivervi al mio canale e cliccate con la mano mozzata di Ash sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. E che dire ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, è ora di sfogliare il libro dei morti. Allora, sopravvissuti versus demone. Abbiamo gioca come sopravvissuto, quindi collabora con la squadra di giocatori per sconfiggere il demone. Gioca come demone. Oppure le missioni contro l'IA, quindi sopravvissuto o da solo, o addirittura partita personalizzata. Come primo gameplay direi che mi interessa di più provare a giocare come sopravvissuto, quindi andiamo. Ah, ok. Allora, io prendo Ash dell'Armata delle Tenebre, poi. This is Professor Raymond Nobi. History will reflect that I am the wretched soul responsible for awakening a Kandarian demon. I beg you allora to perform the following actions in order to prevent its further spread. Oh, una spada. Vai. Ok, poi un fucile. Oh, l'obiettivo qual è? È indicato innanzitutto in alto a destra. All'inizio dobbiamo andare a raccogliere le varie parti della mappa. Ok, quindi dobbiamo trovare delle parti che compongono una mappa. Ci sono tre pezzi, come potete vedere in alto. Una volta fatto questo, dobbiamo trovare praticamente le pagine del libro maledetto, del libro dei morti. Poi prendiamo il pugnale che servirà a distruggere praticamente i demoni oscuri, una cosa del genere. Ci dice fatto, raccogli una parte della mappa presso Lucky Valley Lodge. Quindi qua, ok. Lo vedo qua nella minimappa. Vedo che già c'è un altro giocatore che ha scelto anche lui Ash. Allora, vediamo se troviamo qua che cosa c'è. Vedo qualcosa. No, una picozza. Trova un amico. Rimanere isolati aumenta il livello di paura. Ok. Ah, ok, hanno già trovato un pezzo della mappa. Benissimo. Quindi adesso andiamo presso il villaggio di pesca. Villaggio di pesca. Allora, villaggio di pesca qua. Posso mettere un segnalino? Sì. Ok. Andiamo. Infatti dovrebbe esserci anche la macchina, sì. Però, boh, secondo me potrebbe fare troppo casino. Ah, abbiamo delle attività. Oh, ah bello. Ok. Iniziano ad arrivare. Io preferisco farmela a piedi. Fatto ragazzi, spero che si veda bene perché ho impostato la luminosità praticamente al massimo nel gioco, quindi paura del buio. Il nostro personaggio ha paura del buio, ovviamente. Infatti la mia barra che vedete sotto alla vita sta arrivando quasi al massimo e ci dice di andare verso la luce. Ovviamente la luce fa abbassare il livello di paura. Ok. Un martellone. Ah, ci sono le casse. Bene, vieni. Dai, 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 dai. Apri sta cassa. Ok. Ok, sì, ci sono queste pink F. Quindi le bibite. Ah, pian piano arrivano anche i miei compagni. Ai via. The survivors have collected another portion. Ai via. Admirable effort, but there is still much to be done. Oh, wow, wow. And fire Annie. Oddio. È intrippato un po' male con la finisher. Ok. Oh. Ciao Ash. Dov'è?
Ah, questa era la mia abilità. Dov'è l'altra, quindi? La baita di no buy? No buy, sì. Sarebbe anche utile andare dentro le case, perché ci sono comunque degli oggetti. Ah, amuleto. Allora, l'amuleto, ecco qua, praticamente ci dà un mini scudo. Ah, meglio ancora. Doppia canna va benissimo. Ah, la cola per la vita. Oh, oh, oh. Ah, vai via. So se era già morto. Fermo. Fermo. Aia. Aia. Oh. E queste sono le abilità demoniache. Ok, i fiammiferi, che dopo vi faccio vedere a cosa servono. Ma quanti ce ne sono? Lascialo. Lascia il mio omonimo. Vabbè, però se perdiamo tutto il tempo qua. Allora, infatti mi metto vicino a uno dei miei amici. Allora, questo lo posso togliere. Dobbiamo andare alla baita. La baita, la baita. Ok, hanno già messo un segnalino. Perfetto. Oh, 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 oh. Ah. Ok. No, non volevo sparare a te. Oh. Cosa c'è? È diventato cattivo? Non ho capito ancora, ok. È la prima partita, ancora devo capire un paio di cose. Allora, mettiamo un po' di punti. Questi sono i pink F, quindi le bibite che ho trovato prima. E poi ho raccolto anche delle pozioni, ma non mi ricordo come si usano. Anche le battute del film. Dammi un po' di zucchero. Give me some sugar. Il mio personaggio ha paura tantissimo proprio. Prova a stare qua sotto la luce, vediamo se si ribecca. Dai, dai, riprenditi. Ok, chi è? Ah. Allora. In compagnia la paura scende prima, ovviamente. Ok. Dai che andiamo. C'è qualcuno? Li sento. Dai, lasciatemi in pace. Ok. La macchina ormai è un po' tardi. Oh, 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 oh. Ok. Che? No, no, no! Sono stato posseduto! E quindi? Ah, ok, 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 ok. Ho capito. Quindi se vengo posseduto basta che mi menano un po'. Ho capito, ho capito. Vediamo se troviamo una parte della mappa. Your group now holds the final piece of the map. The lost pages of the Necronomicon and Kandarian dagger are within reach. My plan will only succeed with these items. Abbiamo tutti i pezzi della mappa. Adesso c'è chi dovrebbe raccogliere le pagine e chi il pugnale. Io vado verso il pugnale. Spero non da solo in realtà, però io intanto ci vado. Vabbè, io prendo un mezzo, va? Che facciamo prima? Senza andare a sbattere magari, vai! In realtà ero più vicino di quanto pensassi, però...
Ok. Ora devo rimanere in quest'area fino a quando il pugnale non è carico. Ovviamente se ci fossero anche i miei compagni faremmo prima, però vabbè. Come abbiamo una vittima. Ai. Vabbè, cerco di resistere da solo, vai. Sarebbe meglio fare gioco di squadra, ovviamente, però... Oh, vai che arriva uno dei miei compagni, bene. Vieni, vieni, che facciamo prima. Che ti sei portata dietro la gente qua? Dai. Wow. Muori. Oh. E muori. Ok. Ok, ah, è uno dei nostri compagni. Mamma mia, maledetto. Basta, calmati. Ok, si è calmato. Your team now holds the Kandarian dagger, an ancient weapon carved from human bones. Nectar of the gods. Quindi abbiamo il pugnale. Dobbiamo andare a prendere la mappa, dai. Abbiamo 12 minuti, ce la possiamo anche fare. Dai. Ecco, mi guidi male. No! Vabbè. Sono un po' fessi, eh. Dai. Vabbè, io vado a piedi, va. Aspetto voi. Non ce la fai, lascia stare. Cos'è sta roba? Ah, ok. Ecco cosa servivano i fiammiferi. Possiamo accendere un fuoco e davanti al fuoco ovviamente loro praticamente si abbassa il livello di paura, come quando siamo alla luce. Wow. Lascia stare. Io faccio come prima, li lascio indietro un attimo. Non avere paura, ormai siamo vicini, dai. Oh. No! Dai, picchiatemi, su! Ok, grazie. Muori! Ok. Ai. È che ci siamo quasi. Ah. Ai. You hold the lost pages Necronomicon. Quindi adesso dobbiamo andare. Oh, che fai? Ad affrontare gli oscuri. Son of a... Somebody shot me. Oh. Dammi la motosega. Vai che mi diverto ora. E dentro una cassa c'era la motosega e la manina che c'era nel secondo capitolo, sì, nel secondo film. Bellissima la motosega, vai. Ah, così, sì. Oh, che casino. Oh no. Ferma. Mannaggia. Aia, dai. Oh, eccoli gli oscuri. Oddio, quanti ce ne sono. Ai.
Allora. Oh, dobbiamo attaccare anche gli oscuri nel frattempo. Ma porca miseria. No, 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 no. Ah! Salvatemi. Ma non mi aiuta nessuno? Dai, Ash. Credo in te. Ah, mamma mia, bruttissimo. No. No, 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 no. Niente. Sono morto. Niente. Non è andata. Ok, sono arrivato secondo per pochissimo, fra l'altro. E vabbè. Bene ragazzi, in questo primo video intanto vi ho mostrato il gioco, purtroppo non sono riuscito a vincere la mia prima partita, ma vi posso assicurare che comunque sarà la prima di tante. Quindi ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del gioco, se siete anche voi appassionati della saga della casa e se siete fan anche voi, fatemi sapere se vi sembra fedele o comunque se vi sembra meglio o peggio di come ve lo sareste aspettato. Nei prossimi giorni sicuramente vi mostrerò anche le missioni in singolo e tornerò a giocare online anche nei panni di altri personaggi e soprattutto dei cattivi. Quindi ragazzi, prima di chiudere vi invito a lasciare un like a questo video per supportare una serie di contenuti che sicuramente vi porterò qui sul canale. Se vi siete divertiti, valutate di iscrivervi e qualora lo faceste, ovviamente cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Io e il mio amico Ash qui vorremmo andare a nanna, quindi vi salutiamo, l'appuntamento è un prossimo video e come sempre, Kameame, ciao!